Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo uno della folla disse a Gesù: Maestro, di a mio fratello che divida con me l'eredità. Ma egli rispose: O uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi? E disse loro: Fate attenzione, tenetevi lontani da ogni cupidigia, perché anche se uno nell'abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che egli possiede. Poi disse loro una parabola. La campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante. Egli ragionava tra sé: Che farò, poiché non ho dove mettere i miei raccolti? Farò così, disse, demolirò i miei magazzini e costruirò altri più grandi, vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso: Anima mia, hai a disposizione molti beni per molti anni. Riposati, mangia, bevi e divertiti. Ma Dio gli disse: Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita, e quello che hai preparato di chi sarà? Così è di chi accumula tesori per sé e non si arricchisce presso Dio. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Le letture bibliche di questa domenica trattano di un argomento di particolare interesse per tutti. Ci invitano a riflettere sul valore dei beni di questo mondo e sull'atteggiamento che il cristiano deve assumere dinanzi ad essi. Le ricchezze attirano terribilmente il cuore dell'uomo. E se questi non vigila, facilmente ne diventa schiavo. L'uomo è affascinato dal desiderio delle ricchezze, perché si illude di poter risolvere con esse tutti i problemi della vita, di potersi aprire le strade del successo, di una vita comoda e facile, e soprattutto di raggiungere quel bisogno di sicurezza su cui poggiare la propria esistenza. Però di frequente il desiderio delle ricchezze porta alla cupidigia, all'idolatria, e allora diventa sorgente di mali senza numero. Chi è divorato da questa sete è disposto ad ogni cosa, anche a commettere le più grandi nefandezze per appagarla. Di fronte a una tale concezione materialistica della vita, così diffusa anche ai nostri giorni, la parola di Dio ci ammonisce con salutari insegnamenti a tenerci distaccati dai beni temporali e a cercare con ogni mezzo di conseguire i beni eterni. La prima lettura con le celebri parole «Vanità delle vanità, tutto è vanità» ci ricorda che tutto passa, che i beni terreni hanno un valore transitorio e inconsistente, e che perciò non possono garantire all'uomo nulla di stabile e di eterno. Consumare la propria esistenza con l'unica preoccupazione di accumulare ricchezze è da stolti, perché l'uomo, al termine della propria vita deve abbandonare ogni cosa. San Paolo, nella seconda lettura, partendo dalla realtà che i cristiani per mezzo della risurrezione di Gesù sono creature nuove e figli di Dio, li esorta a vivere con logica conseguenza secondo la nuova dignità, incompatibile con la vecchia condizione dell'uomo terreno. Se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù. Pensate alle cose di lassù, non a quelle della terra. Nella misura in cui il cristiano, pur dovendo vivere in mezzo alle realtà della terra, tiene il cuore e la mente distaccati dalle vanità di questo mondo, può avere la certezza di poter raggiungere i beni eterni del paradiso.
La pagina del Vangelo di oggi ci svela con più chiarezza il giusto valore e il retto uso delle ricchezze. Invitato da uno della folla a dirimere una questione di eredità tra lui e il fratello, Gesù si rifiuta con decisione di intervenire e anzi coglie l'occasione per affermare categoricamente che egli è venuto non per occuparsi delle cose di questo mondo, bensì a salvare l'uomo, ossia a liberare il suo cuore da ogni attaccamento terreno. Fate attenzione e tenetevi lontani da ogni cupidigia. E a conferma della veridicità delle sue parole racconta una parabola con la quale descrive in modo impareggiabile l'egoismo e la stoltezza di un uomo che fa consistere tutti i suoi ideali di vita nel possedere molti beni. Vivere per lui, come per tante persone di oggi, significa disporre di ricchezze per permettersi una vita comoda e divertirsi. Mentre pensa al modo come accumulare più ricchezze e a costruire depositi più grandi, interviene Dio che gli dice: «Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita». Il cristiano ancora più del ricco del Vangelo è uno stolto se accumula tesori per sé e non si arricchisce davanti a Dio. La nostra esistenza è breve e dobbiamo viverla accumulando meriti e buone opere che ci arricchiscono davanti a Dio e ci permettono di entrare nella vita beata del cielo. Esistono delle ricchezze diverse dai beni materiali, che sono proprio queste che realizzano l'uomo e lo rendono felice. Sono le ricchezze dello spirito. Sono quei beni spirituali che Dio stesso fa crescere nei cuori delle persone purché si aprano a Lui. La maggioranza della gente, quando sente parlare di ricchezze spirituali, arriccia il naso. Difatti, quando in una piazza qualsiasi c'è il mercato, la gente fa ressa intorno alle bancarelle dei saldi, ma questo non sempre si verifica per entrare in chiesa, che spesso rimane vuota. Eppure con una preghiera detta davanti al tabernacolo ci si arricchisce infinitamente di più. L'essere umano è stolto e non conosce il suo vero bene. Nessun guadagno, nessuna vincita ci potrebbe dare quella pace del cuore e quella gioia dell'anima che vengono dal Signore. Padre Pio da Pietrelcina in tutta la sua vita non aveva altro desiderio che quello delle cose celesti, a cui aspirava con tutto l'ardore della sua anima. Le realtà terrene gli procuravano spesso tedio, noia, fastidio e disgusto. Illuminato dalla sapienza divina, conosceva a fondo le debolezze dell'uomo, per cui esortava i suoi figli spirituali a tenere il loro cuore sempre distaccato dalle cose di questo mondo e quindi libero di tendere verso le realtà eterne. Ascoltiamo il saggio consiglio di Padre Pio: non farti prendere dai miraggi della società dei consumi, ma sappi rinunciare a ciò che è superfluo. E se sei ricco, pensa piuttosto ad arricchire la tua anima di beni spirituali, coltivando la fede, la preghiera, la bontà, l'amore del prossimo e tieniti sempre occupato nell'acquisto non dei beni che periscono, ma di quelli che portano frutti di vita eterna. Sia lodato Gesù Cristo. Amen.